Dimmi del potere brandito da Heimdall. Lui vede il futuro? Non proprio. Lui legge le persone, le loro intenzioni. Il mio intento sarà di ucciderlo. Saperlo non sarà un vantaggio. Fratello, vedi di non sottovalutarlo. Ogni tua mossa lui l'avrà sicuramente prevista. Se devi affrontarlo, ti servirà qualcos'altro. Un vantaggio. Intesi? Molto bene. Chiederemo ai nani. Ah, l'immancabile chiederemo ai nani. Siete tornati. Sono tornati. E calmati, li vedo. Ho novità. Oh, le Norne ti hanno detto come riavere Atreus? Abbiamo un piano? Le Norne dicono che Atreus verrà ucciso da Heimdall. Noi uccideremo prima Heimdall. Oh, wow. Ok, Heimdall. Vediamo, imbattibile, vede il futuro, non molto festaiolo. Non sarà per niente facile. Non mi importa dei suoi vantaggi. Io lo batterò con i miei. Questo è il punto. Devi intasargli i sensi, capito? E ho giusto una cosa che ti aiuterà a farlo. Sindri, vai a prendere Draupnir. Draupnir? Ma ci serve! Le scorte! Ah, ne abbiamo finché vogliamo. Anche se fosse Draupnir non è un'arma. Perché mai... Oh, intendi combinarlo con... Esatto! Poi se lui... andrà... Caspita, è geniale. Molto bene. Immagino non ci resti che... prendere Draupnir. Draupnir. Sapevo che l'avevano preso questi due. E Odino ha incolpato me della sua sparizione. Hanno rubato Draupnir. Non abbiamo rubato niente. Abbiamo solo sregalato quello che non doveva essere regalato sin dall'inizio. E mi aiuterà a uccidere Heimdall? Non vi preoccupate di niente. È una fottuta sorpresa. Noi siamo artisti. Ma anche solo per conservarlo servirebbe. Stavi dicendo? Quindi ora hai intenzione di uccidere Heimdall? La violenza non previene la violenza. Pensavo che l'avessi capito. Non mi importa di ciò che pensi. Io so che mio figlio è in pericolo. Non permetterò che gli faccia un danno. Anche se porterà la guerra. Penso che... Oh, mi mancherai, piccolo mio. Preso! Credo. Cos'è cambiato? Pensavo non credessi nel destino. Siamo tutti preoccupati per tuo figlio, ma basta noi... Basta così. Heimdall è una minaccia non solo per Atreus, ma per tutti quanti. È il braccio destro di Odino e porta il corno che dà inizio a Ragnar. Se possiamo eliminarlo, allora dovremmo... Potrebbe essere una trappola, perché il bastardo conosce le vostre intenzioni. Kratos, non ho mai visto nessuno sfiorarlo, neanche con un dito. Nessuno! Beh, io ho raccolto tutto quello che potevo. Quanto tempo ci vorrà? Dobbiamo andare a Svartalfheim a prendere altri materiali. E poi dobbiamo andare a trovare... la donzella. Oh. Oh! Oh, che sollievo! Mm.
Kratos? Quando vuoi. Donzella. Non so a che si riferisce, fratello. Comprendo solo ora le piccole abitudini che ho dovuto adottare nella cura di Draupnir. Mi manca fondere anelli per lavorare l'oro. Ma suppongo che ce ne sia sufficienza per superare il Ragnarok. O sbaglio? Ci vediamo fuori. Ah, visitiamo la donzella. Da qui ci penso io. Oh, no! È stata tutta una mia idea. Ci parlerò io con la donzella. Non riesco mai a parlarci con la donzella. Ci sarà un motivo. Verrà Brock. Cosa? No, no, no. L'hai io sentito? Zitto un po'. Non combinerò nulla di male. Ma che... ma che schifo. Pensi di poterci bloccare? Col cazzo che lo pensi. Quindi che è stato? Solo Sindri che vuole sempre la gloria. Solite cagate. Non quello, il portale. Che diavolo gli è successo? Probabilmente qualcuno a Nidavellir ha combinato un casino. Forse a causa di tutte le vostre incursioni. Ma non sforzare quella tua testolina dondolante. Il vecchio Brock ha tutto sotto controllo. Conosco ingressi e uscite dei tempi andati. Porte che non penserebbero nemmeno di cercare. Tanto sono stupidi. Brock, dove siamo? Ecco la vostra fermata! Galleria abbandonata, porta al campo della forgia. Ci vediamo lassù! Saluti! Brock. Ecco, sparito. Sicuro che sia la persona giusta, fratello? Mi fido di lui. È diretto. E molto colorito. Strana superficie. Elfica, forse. Se ci aiutiamo, magari un giorno sarà Asgard a prendere fuoco. Non è il mio scopo. Magari è il tuo destino. Che stai insinuando, Altezza? Nulla di che. Poveretto, perché nascondersi qui? Qualcosa in queste gallerie lo terrorizzava più della fame. Sembra poco razionale. Come la paura. Suppongo dovremo aprirci un varco. Quel barile accanto alla porta dovrebbe bastare.
bene. Una galleria per l'alcol e gli esplosivi. Che splendore la cultura nanica, vero? Bello deridere un popolo che hai danneggiato. Molto esito. Ah, va bene. Me la sono cercata. A sinistra, fratello! Dietro di te! Scappa! Beh, ora capisco perché la galleria è aperta. Occhio, fratello, sembra infiammabile. Un'altra perdita. Ah, una bella perdita di olio. Kratos, ascoltami. Fammi prendere il posto di Brock. Non può parlare con la donzella. Non deve. No, non richiedermelo. Ma... oh, cielo. Non è colpa sua se Atreus è fuggito, accettalo. O vuoi solo fare il campione di Brock? E ridagli, smettila di insinuare cose. Ce la farà l'uomo più sapiente del mondo a fare 2 più 2?
I giganti celano una figura misteriosa che cambia le sorti del Ragnarok. E tu ignori l'unico candidato credibile. Quello che ha sfidato gli dèi e ha vinto. Non sono il loro campione. Ma tutti abbiamo il diritto di esprimerci. Queste porte sembrano collegate. Vedi se riesci a spezzare quel blocco. Le frecce sigillo funzionano anche col ghiaccio. Decisamente più caloroso. Per i nani non sarà facile riprendersi queste gallerie. Dobbiamo aprire uno dei cancelli. Quei trogoli li abbiamo già visti, fratello. Go!
Scommetto che possiamo usare l'acqua per far girare la ruota. Ha funzionato. Andiamo. È questa tua opinione ciò che ti ha spinto a proporre l'alleanza? Ti aspetti che conduca il tuo esercito nel Ragnarok? È compito di Tyr, non mio. Tyr non è più il dio della guerra, è ovvio. E nemmeno io. Quella vita è nel passato. Eppure uccidi ancora gli dei. Altrimenti che ci facciamo in questo regno? Forgiare quest'arma è una tua scelta e sai dove può condurre. Sto solo proteggendo mio... Lo so, lo so. E sappiamo bene in che luoghi potresti finire proteggendo tuo figlio. E ora dove avranno nascosto il terzo? Attenti, quei Grim sono posseduti dagli incubi. Dobbiamo sfuggirli o saranno più pericolosi. Ben fatto! Questo bastardo sta per esplodere! Auka! Fratello, Fulgrim ha trovato un trespolo! La madre di Atreus era un gigante, sbaglio? Era una Jotnar. Sì. Non intendevo una spilungona. So che non tutti i giganti sono giganti. E non c'è nulla di male nella differenza d'altezza. O nel numero di arti. Ma proprio nulla. Oh!
Bene, ora apriamo l'altro cancello. Perché lo chiedi? Stavo pensando a come Odino si è inimicato i giganti per generazioni. A come li ha quasi annientati per ben due volte. Ora potresti contribuire a fermarlo una volta per tutte. Non credi che tua moglie abbia desiderato proprio questo? Non pensare di sapere cosa desiderasse. Non è nulla che tu non abbia già pensato. I suoi segreti tormentano ogni passo del tuo cammino, vero? Se esternassi i tuoi dubbi, forse non esploderebbero quando parli con tuo figlio. Non ho dubbi. Lei sa cosa mi sono lasciato alle spalle. Non me lo avrebbe mai chiesto. E a che scopo? Ha visto il tuo destino. 3 membri della stirpe di Odino sono morti a causa del cammino che hai intrapreso. Pensi davvero che lei ti abbia mandato a Jotunheim per caso? Sono solo congetture e sono più che sufficienti, Altezza. Stiamo cercando di collaborare il più possibile, dopo tutto. Hai ragione. Vai così. Oh, ce ne sono 2. E belli arrabbiati. Dietro di te! Vai a fuoco, Kratos! Passerà! Occhio a destra! Dietro di te, in arrivo! Arriva da dietro! A chi serve un po' d'aria fresca? A tutti? Immaginavo. Siamo vicini, la sento. Senti, non volevo provocarti o mettere in dubbio il tuo matrimonio. Mi sembra solo che i tuoi pensieri non siano ancora allineati ai tuoi istinti. E ne so qualcosa. Non appena usciremo di qui ti lascerò in pace. Potrai decidere con calma se sei pronto per ciò che comporta creare quest'arma e usarla.
Nel frattempo rimarrò qui e cercherò di scoprire qualcos'altro. Magari rimanderò qualche Ainerir nel Valhalla per sicurezza. Bene, buon divertimento. Ehi, siete qui! Alla buon'ora! Qui è tutto pronto! Ora dobbiamo solo proseguire fino alla fucina. Falchi! Ne avrai passate tante per liberare il caro vecchio Tyr. Che bel personaggio, non è vero? Eppure lucidissimo quando si tratta di rubarmi la cucina. Meglio togliere quel nido o saremo sotto gli occhi di tutti. Questi bastardi, per forza! Dietro di te, in arrivo! Calma, ci siamo quasi. Fatto. Ehi, entra, straniero! Non mi abituerò mai a quel trucco. Gente del posto, comportatevi bene e tutto andrà liscio. Ah, basta chiacchiere. Siete solo invertebrati avvolti nell'attrezzatura protettiva. Non avete mai visto una leggenda in carne e ossa? Ok, lo vedi che c'è che non va, eh? Questi schifosi occhi volanti hanno fatto il mito tra i salti. Dalla su a togliere. Ok, a quanto pare la ruota lassù ha fatto. Anche se non possiamo raggiungerla. Lì non ci si aggrappa. Prova a guardarti intorno e cerca un modo di sollevare l'elevatore. Aspetta, arrivo! Fratello, hai notato che i nani dell'accampamento erano più preoccupati della presenza di Brock che della tua? Sembravano sorpresi. Beh, ora posso girare la manovella e tappare quel gas. Fammi un cenno quando sei pronto. Ora. Ci sono! Bisogna essere quassù per usarla, giusto? Girala! Ricevuto!
Giralo ancora. Chiaro. Come sale! Dobbiamo fermarli entrambi insieme, vero? Ehi, alla manovella ci penso io. Tu fai il resto. Ah, promette bene. Di nuovo. Chiaro. Ecco fatto. Preso in pieno. Ancora. Cancello aperto. Vieni avanti e sistema quei carri. Ci abbiano visti. Impressionante. Elimina quel tipo, così da fare può muoversi. Siamo qui per quello, ricordi? Fuoco alle polveri! Go! Go!
cancello si è aperto. Ma bisogna essere quassù per usarlo, giusto? Finalmente! Ora possiamo raggiungere la fucina. Tu, la donzella attende! Ehi, senti questa. Cos'è che diventa più grande quanto più le togli? Bene, vediamo. Qualcosa di astratto. Oserei dire l'appetito? No, non avrebbe senso. Non ne vieni a capo, vero? Frizzante! Ne prendo un po' per la donzella. Prendi cosa? Il vento? No, idiota! Il rumore del vento. Come? Guarda e impara. Sai, la magia nanica si basa sugli elementi intangibili, sul rapporto tra ciò che è palpabile e ciò che non lo è. Si tratta solo di capirlo. Capire cosa? La natura di una cosa è più importante della sua forma. Aspettate! Prevedo guai. Oh, sì! Colpiscimi! Dove andrò? Di qua? Di là? Prova a prendermi! Quindi questa donzella... La donzella della fucina. Non esiste creatura più magica di lei. Già, cerco di incontrarla da quando ero alto neanche mezza nockel. Ma Sindri non ci ha mai creduto. Diceva che ero troppo sgraziato. Ma quel giorno è arrivato! Mi tremano i calli per l'emozione! Sai, Brock, non ti ho mai visto così riverente. Sei nervoso? Cosa? Taci! No, fanculo! Dai, rammollito, gira la leva. Facciamolo. Non funziona. Eh? Cosa c'è ora? Via di qua, devo vedere. Fanculo! Ma qui devo sempre sistemare tutto da solo? Mi serviranno un paio di cose, seguimi! Cribbio, questo posto è davvero in pessimo stato. È una vergogna, dico io. Mi serve la tua ascia per accarezzare il materiale laggiù. Quella roba argentea è appuntita, lo capirai. La donzella, che cosa fa? Beh, lo vedremo presto, dico bene? Ma so questo. Se siamo davvero fortunati, ci darà la sua benedizione. Non me ne dice ogni pezzo, ma quelli che benedice diventano una gioia per gli occhi. Lascia? Beh, quel processo in particolare fu un altro disastro. Ho una cazzata da raccontare pure per quello. Yeah.
Fei era l'unica che capiva le mie battute sofisticate. Gran donna lei! A parte per i suoi gusti in fatto di uomini, ovviamente. Ora mi serve un pezzo di materiale bronzeo. Lo trovi tra quel legno in frantumi. A quei tempi, per diventare il migliore, lavoravo finché non stramazzavo a terra. Il tempo passa e c'è sempre meno da dimostrare. Quindi impari a fare le cose con calma. Così hai del tempo in più per le faccende personali, tipo mostrare finalmente chi sei alla donzella. Wow, barbetta, ti sei arresa all'indovinello? Quasi subito. Non mi arrendo. Diventa più grande quanto più ne toglie, giusto? Proprio così. Ce l'ho. Il desiderio. No. Come sarebbe? No. Il desiderio aumenta quando ti tolgono ciò che desideri. Cioè, non proprio. Ma sentiamo la tua risposta. Non te lo dirò così in fretta. Ok, mettiamoci al lavoro. Basta girare un'altra manovella e la fucina è pronta. Ma non la vedo. La forma della fucina non si vede, ma a noi serve la sua natura. E io per poco non gli davo retta. Ci siamo! Girala! Dov'è la fucina? Ecco che arriva! Bisogno dell'ultimo ingrediente. Il sangue di un dio. Porgile la mano. Quasi mi dimenticavo. Signora, sarebbe un onore se voi poteste benedire questa lancia.
Allora volete... E là! E là! Ma che cazzo? Fingeva che io non ci fossi. Le sirene non parlano ai nostri corpi tangibili, ma a una parte dell'anima. Questa parte forse tu non la possiedi. Cazzo. Cazzo! Maledizione, Sindri, lurido bugiardo! Io lo sapevo. Io sono morto. Sono morto, cazzo! E tu che cazzo vuoi? Deve essere benedetta. Sì, beh, chi doveva darci la benedizione se n'è andata a fanculo tra le alghe! Deve essere benedetta da un grande fabbro. Che cosa? No, no, non posso benedire un cazzo! Non possiedo tutti i pezzi dell'anima. La benedizione non varrebbe un cavolo! È la natura di una cosa che conta, non la forma. D'accordo. Possa quest'arma colpire nel segno. Possa essere brandita con saggezza. Ed essere riposta quando ha fatto il suo dovere. Sai che non posso lasciarti portare la ragazza a casa senza prima la ragazza. Guarda! Volo più! Per niente male! Con la lancia ci sai fare, lo riconosco! È la prima arma che uno spartano studia! Ma dai! È proprio come ai vecchi tempi! Più profetico di così si muore. A sinistra! Dietro di te! Non preoccuparti, ce la puoi fare! Lancia a volontà! Rifornirà Draupnir! Vedo una via più breve. Già. Chiediamo a Brock che prima ti migliori l'attrezzatura. Un sentito grazie, caro Brock. Spero solo che Sindri sia tutto intero quando Brock finirà con lui. La situazione tra quei due è già al limite. Dove sono tutti quanti? È un buon momento?
Voglio solo parlare. Da padre a padre. A proposito, immagina la mia sorpresa quando Atreus è venuto a bussare alla mia porta. Lui sta bene, comunque, e continuerà a stare bene, a condizione che io ritorni ad Asgard in tempi brevi. E inoltre, il nostro amico qui ha molte ragioni per cui vivere. Ne dubito. Fila via ora e comportati bene. Lancia nuova? Non mi è mai importato di Brock, ma il suo talento è innegabile. Sei qui per parlare. Parla. Tu non vuoi davvero la guerra. Vero, Kratos? Tutto quel sangue sulle tue mani e su quelle del tuo ragazzo? Io voglio la pace quanto la vuoi tu. Forse possiamo trovarla insieme. Sta mentendo. Lo so. Il nostro ragazzo è proprio come me l'aspettavo. Intelligente. Gentile. Sicuro che sia tuo? Scherzo. Dovresti esserne davvero molto fiero. È la chiave per la pace nella nostra epoca, per liberarci da questa storia di fato e di profezie. Mio figlio non è la tua chiave. Oddio, non esistono le metafore nella vostra terra? O meglio, esistevano? Scusami, questo è un colpo basso. So che non sei lo stesso Dio di una volta. E questa è l'occasione per dimostrarlo. Tu ridammi mio figlio, o ti farò vedere che genere di Dio ero. E quale genere di Dio sarebbe Kratos? Che cosa ne puoi sapere tu della divinità? Ti è capitato che qualcuno ti abbia mai venerato? O mai rivolto le sue preghiere? Riesci almeno a immaginare quel genere di amore? No! A te non interessano i mortali. Non ti interessa nessun altro a parte te stesso. A parte il mostro che uccide senza alcun motivo. Hai paura di ciò che non potrai mai sperare di comprendere. C'è da meravigliarsi se tuo figlio non ha nessuna fretta di tornare da te. Non dargli ascolto, fratello. Sta solo cercando di manipolarti. Bastardo altezzoso, che coraggio presentarsi qui. Perlomeno.